Buon pomeriggio a tutti amici, un saluto da Gianluca Castellano. Oggi è il giorno della partita Inter-Genoa, abbiamo l'opportunità di aumentare il vantaggio in classifica, quindi di annichilire questo campionato, anche se, come già vi dissi il giorno 12 febbraio, vi ricordate, lo scrissi sul calendario, campionato finito, seconda stella, Inter campione d'Italia. Quindi mi assunsi la responsabilità il 12 febbraio di dire questa cosa pubblicamente e come vedete, piano piano questo vantaggio sta aumentando partita dopo partita. Ma in questo video non sono qui a parlare di Inter, perché dell'Inter parleremo stasera nel post partita, ma voglio parlare dell'incompetenza di alcuni personaggi che vanno in televisione, perché è una roba imbarazzante. Imbarazzante, e le obiezioni che farò in questo video non sono perché Gianluca, tu sei anti-Juventino, tu sei contro il Milan. Tanto ormai il campionato è finito, campionato chiuso, che chi se ne frega. Ma le faccio perché veramente c'è gente che in televisione dice il contrario della verità. E adesso vi faccio ascoltare, perché prima vi faccio ascoltare e poi commentiamo, vi faccio vedere le parole dette da Massimo Mauro a Pressing ieri sera sul rigore dato al Napoli, sul rigore dato su Osimhen, lo step on foot di Nonge, il giocatore della Juventus. Ascoltate. Io non faccio il tifoso, io sono un esperto un perché ho osservatore, giocato, sì. no? Chiaramente non vi faccio vedere le immagini, altrimenti qua YouTube copyright, copycacchio, cioè YouTube permette le cose più indicibili, poi appena vi vede un'immagine, blocca. Quindi ascoltate. Assodato che le regole dicono che questo è un rigore, punto. Poi a me piace dire questo, e cioè che se tu entri a gamba tesa con i tacchetti in quella maniera sull'avversario, se spingi gli rompi la caviglia. Osimhen non lo tirava il rigore, se quello. Quindi, secondo la grande logica di Massimo Mauro, che è stato anche un calciatore ad alti livelli, perché ha giocato nella Juventus, poi dopo nel Napoli, se a un giocatore non gli spacchi, non gli frantumi la caviglia, oppure se non gli stacchi una gamba, non è calcio di rigore. Andiamo avanti. Avesse fatto il fallo come si deve. Invece poggia soltanto ingenuamente, poggia, visto che adesso è rigore questo, poggia ingenuamente i tacchetti sulla caviglia, ma non affonda. Però, Quindi no, ascoltatemi un attimo, facciamolo però. finire, facciamolo Ascoltatemi. finire. Quindi, se non affondi, l'arbitro sta lì apposta per capire se il giocatore fa fallo oppure no. Infatti Io l'arbitro soltanto questo fa un segno molto chiaro che era un Però fallo. smettetela di dire che i rigorini è per scherzare, per Chiaro. ridere, ma lo so pure io che sono rigori, Qui quindi c'è punto e bisogno di basta. precisarlo. Prego, Ivan, esatto. Ingenuità non è prevista, non dal regolamento nel calcio, perché se fai un fallo, questo è un fallo, perché il giocatore Ma cade Cavoni ha e lo so, ragione. io capisco tutto quello, Due la cose. velocità, l'intensità. Tanto è vero che tira il rigore. Ma non vuol dire niente, non è che devi Certo, tagliare una d'accordo, gamba per Ivan, avere sono rigore. d'accordo. Allora prendi una sega e no, prima, quando non c'era step on foot, No, gli se la arbitri vedeva dava erano più rigore. bravi Ma se la perché vedeva capivano se questo era un fallo oppure no. Due cose in un Capito? colpo solo. Massimo Mauro vuole dire oggi questo è rigore, una volta non sarebbe stato rigore. No. Questo è il rigore oggi ed era il rigore ieri. Ma che significa non affonda, gli spezzava la caviglia? È fallo! È fallo! Quando uno un altro po' ti cammina sulla caviglia, è sempre fallo, Massimo Mauro. È sempre fallo. Non è perché ci sta la Juve, magari tu hai giocato nella Juve e poi hai giocato anche nel Napoli, evidentemente la Juve ti è rimasta più a cuore. Non è che perché c'è quel colore di maglia dobbiamo dire, no, è un rigorino, perché prima aveva esordito dicendo rigorino, poi l'hanno ripreso e gli hanno detto, ma quale rigorino, fratello? Questo è rigore. E lui ha detto, no, vabbè, sto scherzando. È rigore. Se mettiamo in discussione anche questi episodi qui,
Allora non parliamo più di calcio, parliamo di un altro sport, parliamo di rugby, parliamo di WWE, perché queste cose sono permesse nella WWE. Lì non ci sono regole e va bene. Anzi, anche lì ci sono alcune regole, anche lì. Però dai, se mettiamo in discussione anche questo, finisce tutto. Poi c'è un'altra cosa. C'è un altro episodio che dobbiamo commentare e che hanno commentato a Pressing. L'episodio di Lazio-Milan, il rigore sulla Lazio nel primo tempo. Contatto Maignan Castellanos. Contatto di cui ho parlato anche io nel video, ne parlai subito. Ovviamente nei commenti tutti i milanisti a dire no, ma quale rigore? Non era per niente rigore. Ieri a Pressing ne hanno parlato e anche in questo caso si è palesata tutta l'incompetenza. In particolare di un personaggio, Cesari, il presunto arbitro, l'ex arbitro, che commenta a modo suo questo episodio. Per fortuna, però, tutti quelli che sono in studio, quindi i vari Trevisani, Zazzaroni, Sabatini, l'hanno fatto ragionare. E meno male, e meno male. E allora ascoltiamo quello che si è detto. Questo è un video un po' più lunghetto, ve lo faccio ascoltare e poi lo commentiamo. E ci sono le grandi proteste della Lazio. L'azione parte in questa situazione. Florenzi che cerca di appoggiare il pallone a Maignan che sta uscendo. Lo scontro con Castellanos, il pallone a gabbia. E a questo punto ci sono le proteste dei giocatori della Lazio che chiedono il calcio di rigore. Guardate dov'è Di Bello, posizionato in modo assolutamente perfetto. Ha la visibilità completa di tutta l'azione. Ah, prima di andare avanti, ricordiamo che Di Bello, dopo questa partita, è stato squalificato per 1 mese. Quindi, che non abbia dato questo rigore, qualcosa c'entri. Non solo le espulsioni, ma il fatto di non dare il rigore, squalifica di 1 mese. Guardate anche quando c'è il tocco del pallone da parte di Maignan, dov'è Castellanos, quindi è abbastanza lontano da questa situazione. Andiamo poi avanti, tocco il pallone, poi inevitabilmente sulla scivolata del portiere, guardate quanta distanza c'è tra l'avversario, l'attaccante e il portiere. Sulla scivolata di Maignan c'è l'impatto. Impatto accidentale oppure impatto punibile? Certamente la deviazione di Maignan è una deviazione importante perché il pallone non rimane più nella disponibilità dell'attaccante del Lazio, rimane dove? Nei piedi di Gabbia. Quindi secondo me questo è un fatto Ah, fondamentale. sì? Io non sono d'accordo perché il portiere non può fare la palla da bowling, anche se ha preso prima il pallone e secondo. Mi sono già Bravo confrontato con Sabatini. Graziano Sì. e anche con i suoi colleghi, quindi la replica ci sarà di Graziano. E secondo il portiere in quella situazione è un giocatore come tutti gli altri. E allora se quella stessa cosa lì la fa Kier, l'arbitro fischia rigore. Se un fallo volontario, involontario del genere viene effettuato a metà campo, dai punizione? No, io da questo Ah, non dai punto. No, punizione. fermati, No, fermati. no. Ti devo Hai dire che detto ci che sono due corpi che corrono in direzioni opposte. Cioè, secondo la logica di Graziano Cesari, che è un ex arbitro, siccome la palla dopo il tocco di Maignan va verso un'altra direzione, allora questa è una cosa fondamentale per non dare calcio di rigore. Quindi tu, se tocchi la palla e vai in un'altra direzione, dopo l'attaccante avversario lo puoi anche ammazzare, gli puoi dare un cazzotto, un pugno, quello che vuoi, tanto non è mai rigore. Ma dopo questo lo dirà Trevisani, che lì a Pressing è il più competente. Io il 90% delle cose che dice Trevisan sono sempre d'accordo. Andiamo avanti. Uno così Quindi c'è inevitabile il contatto. È inevitabile il contatto. fischia punizione tutta la vita a metà No, campo. sì, Io ma tra l'altro, perché? scusate, posso fare Perché un'altra domanda prima? Graziano, c'è tu dici la palla non è, io per me non è, Sì. fermo che pensiamo che per me sta bene che non è rigore, ok? Ma se io, tu dici la palla ce l'ha Gabbia e quindi se lui arriva dal Castellano e gli dà un cazzotto in faccia, che succede? Vabbè, La ma palla ce l'ha quello è un Gabbia. atto violento, quella è una cosa violenta. Ma la palla non è in disposizione uguale, No, conta la palla o non no, conta no, questa? no, no. Che sia un atto violento il pugno, ciò non toglie che la palla è lontana. E prima che Cesare ha detto no, siccome la palla va verso un'altra direzione, allora qui perciò l'arbitro non ha dato rigore.
Quindi se la discriminante è la palla lontana, tu dopo puoi dare anche il pugno, è questo che ha detto Trevisan. No, 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 rigore. Va bene, allora l'atto violento è rigore, il fallo si può fare per il cazzotto no. Allora, anziché un atto violento, se lo prende mentre scivola anche con una caviglia e lo tira giù, che, ragazzi, ma quello va considerato come un giocatore. Il portiere non è l'uscita del portiere. No, grazie a Perché va con le mani. Per prenderla con le mani. Poi si accorge che Florenzi la tocca e leva le mani. Infatti sto rispondendo alla domanda. Ah, ok. Sarebbe stato quello che chiamiamo un retropassaggio. Andiamo avanti, perché poi qua c'è l'ultima parte dove si supera Graziano Cesare. Guardate, andiamo avanti. Anche sul tentativo di parata. A questo punto si può smaterializzare Magnan? Dice Magnan, quando si butta in scivolata, a quel punto si può smaterializzare? Ditemi se si può smaterializzare. Eh no, certo. Cioè, ditemelo. Cosa vuol dire smaterializzare? Dite, cosa vuol dire smaterializzare? Se in quel momento a farlo in cui il pallone o no. Via, scusate, a farlo o no? Ma parliamo di calcio. No, allora, in quel momento, non puoi parlare di calcio, Cesare. Ma che significa si può smaterializzare? È proprio perché non ti puoi smaterializzare che devi fare attenzione. Quello di Magnon è un intervento imprudente. In seguito a quell'intervento travolge l'attaccante della Lazio ed è calcio di rigore. Che significa smaterializzare? Proprio per quello devi fare attenzione. Tu devi sapere che quando ti butti in scivolata in quel modo e vai contro l'avversario, tu lo travolgi ed è fallo. Se fuori area è calcio di punizione, ma siccome qua è in area di rigore, è calcio di rigore. Di bello ovviamente non ha visto, perché quello non vede niente, è il peggior arbitro della Serie A, figuriamoci. Ma la cosa grave è che nemmeno il VAR interviene qua. Cioè, come si fa? Io questo episodio l'ho visto almeno una ventina di volte. 20 replay ho visto di questo episodio e tutte le volte mi è sembrato calcio di rigore ed è calcio di rigore. Cioè, questi episodi non è che sono opinabili, sono soggettivi, queste sono robe oggettive, perché che Magnon travolge Castellanos è una cosa oggettiva, è una cosa fattuale, non è che qua dobbiamo fare una discussione, una votazione, no, in base a di quello che si è tifosi, come disse Spalletti dopo Fiorentina-Inter. Questo è il rigore. Quindi che Graziano Cesare ci viene a spiegare no, perché non si può smaterializzare, perché la palla si allontana, cazzate! Cazzate, è il rigore, meno male che in studio i vari Trevisani, Zazzaroni, Sabatini l'hanno fatto ragionare. Ha detto, ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo? Cosa stai cercando di giustificare? Tant'è vero che Di Bello, insufficiente su tutti i giornali, squalificato un mese, e quando tornerà dopo un mese andrà ad allenare la Serie B, anche se... Anche questa cosa qua non la capisco. Cioè, uno torna dopo un mese di squalifica, va a allenare la Serie B, cioè, come se poi in Serie B si potessero fare danni. Cioè, non è che la Serie B, poiché la serie cadetta, allora lì possiamo mandare gli arbitri scarsi, possono fare danni, a nessuno interessa. Non devi arbitrare, semplicemente. Lo devi squalificare e poi se torna, torna. Cioè, non è che in Serie B si possono fare i danni e in Serie A invece... si devono punire. Un arbitro che fa danni in Serie A e poi li fa anche in Serie B semplicemente deve cambiare mestiere. Questo è tutto. Comunque, detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi volevo dimostrare l'incompetenza di alcuni personaggi, e ce ne sono tanti in questo caso, prima di Massimo Mauro e poi di Graziano Cesari. Ed è inutile che qui si viene a dire ma Graziano Cesari è un ex arbitro, conosce il regolamento, sicuramente ne sa più di te. No, perché ci sono altri ex arbitri che hanno analizzato questo episodio e hanno detto che è calcio di rigore. E a dimostrazione della mia tesi c'è il fatto che Di Bello è stato squalificato, ovviamente non soltanto per questo episodio, ma anche per i successivi episodi, come per esempio il rosso di Pellegrini che c'era, però è colpa di Di Bello che non ha fermato prima il gioco, i rossi successivi, eccetera, eccetera. Vabbè, raga, questo vi volevo dire. Appuntamento a stasera per il post partita di Inter-Genoa, partita che ci serve come bonus per allungare il vantaggio su chi insegue. Possiamo andare a più 15 nel mese di marzo. Ma voi, un mese fa, se qualcuno vi avesse detto sta cosa, ci avreste creduto?
Mamma mia. Ciao.